Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. La fede non è un sonnifero o un tranquillante. È un potente energetico che mette in movimento. Maria, la giovane donna di Nazareth che va a trovare una sua anziana parente per starle vicino, ne è la prova. Cammina verso i monti della Giudea, probabilmente in compagnia con altri viandanti, portando nel suo grembo il Signore dell'Universo. Ma non è un personaggio di spicco, Maria. Nessuno si accorge di lei nella carovana. E poi, che bisogno c'era di andarci di persona da Elisabetta? D'accordo, era nel bisogno, ma perché non mandare un pacco, un regalo? Di persona ci va Maria. Ecco un segreto del Natale. Maria l'ha imparato da quel Dio che le aveva chiesto di dargli carne e volto d'uomo. E siccome aveva consentito, ora se lo porta in grembo. Anche lui del resto avrebbe potuto fare per noi molte cose standosene dov'era. No, non gli bastava. Eccomi, io vengo, io stesso. Sono parole sue. È inevitabile il pensiero a regali in questi giorni. Inevitabile per chi se li può permettere e anche per chi non se li può permettere. Eppure vi è un regalo che tutti potremo fare, ed è il più prezioso in assoluto. Perché non portiamo Gesù Cristo? Non è forse Lui il Natale? Chi ascolta la mia parola e la mette in pratica è per me fratello, sorella e madre, dirà un giorno. Quindi portare Lui là dove ognuno vive, passa o lavora, non è competenza o privilegio di Maria soltanto. Ora tutti coloro che ascoltano e incarnano il Vangelo lo possono fare. Una delle denominazioni più antiche per indicare i cristiani era questa, teofori, cioè portatori di Dio. Si va ripetendo che questo nostro mondo è senza Dio. Ma come potrà entrarci Dio in questo mondo? Nello stesso modo in cui è arrivato in casa di Elisabetta. Allora ha potuto farlo grazie a Maria, che gli aveva detto, eccomi, mi metto a tua disposizione. Oggi anziché Maria, trova noi. È a noi che chiede di poter entrare nel mondo per potervi abitare. Ora tocca a noi accogliere la sua parola e dire, eccomi. È così che noi possiamo portare Dio. Oh, non occorre affatto dirlo a quanti incontriamo. Nemmeno Maria l'ha detto, ma Elisabetta ha esultato di gioia eccezionale a solo vederla. Quale opportunità eccezionale abbiamo anche noi cristiani? E quale responsabilità di conseguenza? Sì, noi possiamo portare Dio, e non solo a Natale ovviamente, e proprio alla luce di quel segreto di cui si diceva, di persona. È Gesù Cristo il dono più prezioso, non dimentichiamolo. Diversamente, qualsiasi altro regalo non sarebbe che un dispendio inutile. Quindi, buon Natale a voi tutti, portatori di Dio. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.